qualche frase scritta a proposito di libri in un gruppo di lettura di Facebook. Sorridevo a notare come applichiamo a volte ai libri gli stessi luoghi comuni che applichiamo quando giudichiamo, quando parliamo delle persone. Abbiamo un modo abbastanza simile per certi aspetti di approcciarci agli altri persone e agli altri oggetto libri. E allora volevo commentare alcuni di questi commenti, di queste brevi frasi che vengono scritte per parlare dell'approccio che si ha col libro. Una, le commento in sequenza. Ci sono un sacco di libri noiosi sulle biblioteche. Non è che il libro nella biblioteca sia di per sé noioso. Siamo noi che lo leggiamo, che lo troviamo noioso. A volte perché è limitato il contenuto del libro, ma a volte perché siamo limitati noi che approcciamo quel libro. Ma questo commento verrebbe un attimo da ribadire il fatto che ci sono anche molti uomini noiosi in giro per il mondo, libri e anche uomini, che poi può essere ribaltato, nel senso che altri uomini possono trovare noi noiosi. Beh, che fare? Sei là lì. Un'altra scrive leggere assoluta libertà. La libertà assoluta. Dove sta la libertà assoluta? Quando siamo assolutamente liberi? Quando non subiamo condizionamento alcuno? Absolutus, sciolto da qualsiasi legame. Quando non c'è nessun legame, nessun influenzamento? Non c'è nessuna campagna di mercato, nessuna copertina, nessuna promozione, nessun influenzamento. E quando poi siamo liberi dal nostro stato sociale, dal nostro livello culturale, quando facciamo una scelta di leggere un libro, quanto poi le nostre conoscenze sono ristrette, morale, la libertà assoluta non esiste. Un'altra scrive: io ho abbandonato delle letture per poi leggerle d'un fiato, magari dopo un cambiamento o una crescita interiore. Crescita interiore. Mi puzza tanto di un qualcosa che ha a che fare con le scienze olistiche, con le scienze del benessere, con quelle scienze in cui si fa tutto quel percorso intimo e spirituale, che forse ha poco a che vedere con quel cambiamento che ti rende accessibile un libro o no. Forse bastava dire che non era abbastanza matura per leggerlo prima, o maturo, non so se sia un uomo o una donna, no? Non serve un percorso spirituale per leggere un libro, basta avere i prerequisiti. Se un libro mi rompe, l'abbandono, si proietta nel libro. Quello che è il nostro stato d'animo, è il libro che ti rompe. Se poi mi lascia qualcosa o meno, mi interessa poco. Cosa deve lasciare un libro? Ho abbandonato l'Ulisses, 100 anni di solitudine, la crociera di Virginia Woolf, le anime morte. Poverino, come ha abbandonato Lorenzo, Anna Maria, Federico, Giuseppina, ma si abbandona i libri come si abbandona una persona. Ha abbandonato il libro. Nemmeno io ho problemi a dichiarare che libri famosi o film non mi sono piaciuti. A volte riesco anche a spiegare perché. E un altro gli risponde, ma perché si deve spiegare? Si rivede l'affinità con il rapporto d'amore. A volte l'amore non c'è più, sparisce, non c'è più quel quid che spesso non ci sappiamo spiegare, qualcosa di irrazionale, di misterioso, è fatto di sensazioni, profumi, espressioni, gesti. Il libro è come questa cosa, sembra che il libro sia anche lui una presenza irrazionale.
per il libro forse si potrebbe trovare magari un criterio che ci dica perché quel libro non funziona e non ci dice quello che magari vorremmo sentire, e quindi è giusto abbandonarlo. L'ho finito per autocostrizione. Qui c'è un aspetto un po' sadico. Speravo prima o poi in una svolta, ma niente. Ho sbagliato, dottor Faust. I classici come il dottor Faust, Thomas Mann, siano come delle montagne, no? Ci si avvicina e poi non riusciamo a salirle, l'ho già detto in un altro video. Beh, costui sperava che la montagna facesse una svolta. La montagna non svolta, no? D'accordissimo, per la mia piccola esperienza, dico che libri come La montagna incantata hanno richiesto due tentativi. A 30 anni, abbandonato. A più di 50, amato e goduto. Insomma, l'approccio è stato lungo, ma alla fine sulla montagna incantata ci siamo saliti e abbiamo anche goduto. Però a volte capitano libri con parti noiose ed altre splendide, che ripagano dalla fatica fatta per arrivare. Nessuna gioia se non è preceduta dalla fatica durante il percorso. Bisogna guadagnarsi la meta anche sopportando le parti noiose, no, anche con le persone. Guardate un po', no? Bisogna sopportare gli aspetti difficili, scabrosi, se si vuole godere di quelli belli. Però a volte capitano libri con parti noiose, dunque. Non riesco proprio a lasciarli a metà, pur trovandoli noiosi. Piuttosto alterno la lettura con un altro libro, ma lasciando un libro a metà ho paura di perdermi ciò che di bello potrebbe esserci. Anche qui c'è una componente un po' masochistica, no? Questo voler arrivare alla fine a tutti i costi per la paura che magari uno si perde qualcosa. Però nel frattempo, insomma, assaggiamo un pochino anche da un'altra parte nel frattempo. Un po' di infedeltà. Per me è un libro che veramente merita, ti lascia qualcosa, anche se noioso. Io piuttosto abbandono un libro che non mi lascia nulla, anche se è avvincente e non mi annoia. Insomma, non misuro il divertimento e il valore di un libro, e se mi lascia qualcosa, lo finisco anche se mi annoia. Costui cosa si aspetta che gli lasci un libro, visto che lo legge anche se lo annoia? Cosa ti lascia? Così anche con le persone? Ci aspettiamo che ci lasciano qualcosa, ma non sappiamo cosa ci devono lasciare. Allora, in attesa di capire cosa ci possono lasciare, di renderci conto di cosa sia questo qualcosa che ci lasciano, bene, le sopportiamo, anche se sono noiose. Un'altra persona che invece è avvincente e non annoia, però non gli lascia nulla, ci rimane sempre la curiosità di sapere cosa si aspetta, allora la lascia. Però notate la somiglianza tra il rapporto col libro e il rapporto con l'altro, soprattutto nei rapporti di coppia. Il rapporto col libro è anche un rapporto di coppia, è un tu per tu, di cui magari se ne parla in gruppo, ma il rapporto è sempre individuale. Tu libro, io che ti leggo, io lettore. Se un libro mi rompe, l'abbandono. Poi c'è il libro che rompe addirittura. È un libro aggressivo quello che rompe. E poi mi lasci qualcosa o meno, mi interessa poco. Ecco, questo non ha bisogno dell'eredità da raccogliere dal libro. Abbandonato l'Ulisse, Cent'anni di solitudine, Virginia Woolf, Le anime morte. Insomma, grandi abbandoni. Lutti. A proposito, dimenticavo il dottor Faust, crollato dopo poche pagine. Ma montagna che crolla. Credo di essermi sbarazzato del libro.
odio. Con i tomi per me indigesti, mi sono anche sbarazzata di un bel pezzo del mio scomodo superio che mi spingeva a leggerli per dovere. Meno male. Un po' di autoanalisi. Io non ho fisime intellettuali. Se una cosa non mi piace, la dico. Nemmeno io ho problemi a dichiarare che libri famosi o film non mi sono piaciuti. A volte riesco anche a spiegare perché. E quell'altro gli dice, ma perché devi spiegare? A chi devi rendere conto? Uno può anche cercare di capire perché quella cosa non gli piace. Capisce magari indirettamente anche qualcosa di più di se stesso. L'ho finito per autocostrizione. Speravo prima o poi in una svolta, ma niente. La montagna non ha svoltato. Ho visto una coppia di gazze e merli affrontare gatti caduti prematuramente dal nido. Dei gatti sono caduti prematuramente dal nido e una coppia di gazze e di merli li ha affrontati. Più lenti si va, più particolari si possono cogliere. Elogio della lentezza. Ti invidio. In genere quando incontro una salita mi viene da correre. O riesco a scollinare in breve tempo o abbandono la corsa. Non ci sono vie di mezzo. Quando il libro è ostico, bisogna aggredirlo velocemente, bisogna capire immediatamente se siamo capaci di superare l'ostacolo. Non niente tempi lunghi. Però Guerra e Pace è un libro che va letto molto attentamente, comprese soprattutto le riflessioni di Tolstoi. E sono anche persone che vanno lette molto attentamente e magari vanno ascoltati anche i loro pensieri, le loro riflessioni, analogie. E poi la quantità. È uno dei Guerra e Pace. È uno dei libri più scorrevoli che abbia mai letto, con tutti quei capitoli di solo 5 pagine. Verso pagina 800 mi dispiaceva un po' che stesse per finire. Siamo a 400 pagine prima. Un'anticipazione del lutto. Donne, di Bukowski. Lo consideriamo un classico? Siamo in un gruppo che parla di libri classici. E allora il problema è come definire il criterio per considerare classico un libro. E c'è chi propone, di fronte alla questione, che si può sempre cambiare il nome del gruppo. Se i membri sono d'accordo, certe digressioni che un lettore scopre su Moby Dick le trova eccessivamente prolisse. Scrivere di balene gli argomenti sono tanti, ma credo che su alcuni aspetti poteva tirare dritto e avrebbe guadagnato il ritmo del racconto. Però lasciatemi finire il libro prima di esprimere un giudizio definitivo. Poi però si pone il dubbio, ma certo che ne sapeva più di me, Melville, su come scrivere un romanzo. Grazie a Dio. Un saluto.